Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi Petrified Fish con il beluga, versione fissa da venire assolutamente a vedere insieme. Ragazzi, andato, abbiamo dovuto farlo a sezioni perché comunque il coltello è piccolino, però ragazzi problemi non ne ha avuti, questo era bello duro, siamo anche passati in un bel nodo, il filo ha tenuto bene, quindi direi che nel batoning ragazzi possiamo dire prova superata. Secondo me è un coltellino che arriva bello fine al filo, col suo bel filo ragazzi che taglia come un rasoio da barba, andare a farci batoning sui nodi ha poco senso ragazzi, portatevi qualcosa di più grosso per batonare e un coltello così lo usate per tagliare che è una bomba. Il filo è perfetto, non ha un segno ragazzi, quindi lo fa. Però secondo me se vi portate qualcos'altro per batonare, questo qui lo usate per tagliare, per farvi lavoretti, è un coltello che funziona bene, veramente, veramente bene.
ragazzi, su sti lavoretti ha un tagliente che fa paura, fa proprio godere, ragazzi. Viaggia da Dio, funziona bene, taglia bene, in mano è comodo. Ragazzi, tanta roba, adesso lo proviamo anche senza guanti. L'ho provato con i guanti perché con i guantoni pesanti non tutte le manicature sono adatte. Questa è una manicatura bella grande che con i guantoni pesanti, sentite bene in mano, vi dà un ottimo controllo. Coltello viene governato benissimo, ragazzi, sta andando da Dio sto coltello, veramente da Dio. C'è anche il piccolino, ragazzi. C'è anche il piccolino, eccolo lì. Adesso mi sa che mi hanno sentito. Mi sa che mi hanno sentito, ragazzi. Bellissimi. Bellissimi, ragazzi, bellissimi. Bellissimi. Vai dalla mamma, vai dalla mamma. Ragazzi, anche senza guanti viaggia bene. Lo preferisco con i guanti su questi lavoretti. Forse la manicatura un pochettino liscia, lo preferisco un attimino con i guanti. Però ragazzi, in mano è una figata. Secondo me è una nastratina qua col nastro per le racchette da hockey, quello che grippa un pochettino qua dietro, qua sull'indice. Sull'indice forse, più che dietro. Ragazzi, viene fuori un coltello spettacolare, in mano di una comodità infinita, infinita, in mano è veramente, veramente comodo sto coltello, semplicissimo, comodissimo. Facciamo anche il picchettino, intanto ragazzi sto guardando se tornano i due amichetti del bosco, ma non li vedo, non li vedo, adesso sto parlando, ovviamente si saranno allontanati, facciamo anche il picchetto, dai. Anche il picchettino è fatto, ragazzi, il coltello funziona alla grande, secondo me è talmente immediato in mano che si riesce ad utilizzare anche se non siete veramente espertissimi. Ci sono alcuni coltelli che in mano, ragazzi, dovete prenderci un po' confidenza perché magari non hanno un bel appoggio, magari lo hanno ma non è il vostro. Questo è un coltello talmente immediato, talmente semplice, ragazzi, che una volta in mano è un coltello che anche per il prezzo io consiglierei tranquillamente a chi sta iniziando, ma anche ragazzi a chi ha voglia di andare veramente a divertirsi spendendo il giusto, non diciamo poco, spendendo il giusto e avendo un bel coltello che lavora bene. Ragazzi, viaggia alla grande, il tagliente è una bomba, all'inglese è spettacolare, eh? Spettacolare, non avete punti caldi, viaggiate con una comodità nel taglio, poi con un tagliente così, ragazzi, dai, oh. Ragazzi, abbiamo un tagliente che fa paura, fa veramente paura, molto bene.
Mi piace molto, ragazzi, come arriva giù fino, come taglia, come penetra bene nel legno. Mi raccomando, un bel coltello da usare per tagliare, ragazzi, per tagliare per questi compitini. Ve la viaggiate, che è un piacere, veramente un piacere. Ragazzi, ricciolini top, funziona benissimo, feeling ottimo, tagliente arriva giù bello fine, quindi lavora proprio bene, ragazzi, tirate fuori dei ricciolini veramente veramente fini. Ragazzi, il coltello va alla grande, è un coltello che arriva giù fino al tagliente in N6E90 e soprattutto full flat, ragazzi. Io sinceramente non ci andrei a martellare sopra come un disgraziato. In emergenza, come avete visto, anche sul legno duro, un pochino di batoning ve lo fa. Intanto non smetto di fare ricciolini, ragazzi, ma perché va via veramente da Dio. Guardate che roba, ragazzi, guardate che roba. Vediamo se siamo inquadrati per farvi vedere. Che roba, ragazzi, che roba. Ragazzi, un coltello su cui io non andrei a martellare. Poi fate un po' quello che volete, tanto so che poi fate quello che volete. Io non ci andrei a martellare sopra, perché è un coltello che funziona bene sul taglio. Ragazzi, tenetelo per tagliare, funziona veramente bene. Allora, le scintille non le fa perché è arrotondato, ragazzi, non è arrotondato, però l'angolo è smussato, non le fa. Quindi noi il coltello lo mettiamo qui e vediamo se accendiamo con il nostro Firesteel, la palettina da un grammo, ragazzi. Secondo me è un bel coltello anche come utility, per chi lo può usare sul lavoro anche al di fuori del bosco. Eccolo qua che è andato, ragazzi, eccolo qua che è andato. Abbiamo fatto partire il nostro fuocherello, attenzione a incendiarmi la gamba. Ragazzi, Beluga che funziona veramente bene, a me è piaciuto, ragazzi. Coltello economico, semplice, ma che in mano è una bomba, con e senza guanti, ragazzi, funziona veramente alla grandissima. Beluga per me, per quello che costa, coltello super super promosso. Eccoci qui, ragazzi, appena tornati dal bosco con il nostro Beluga, vediamo com'è andato.
Ragazzi, io direi veramente bene. Portato lo stroppone, ma secondo me bastava tranquillamente lo strop normale senza andare sul diamantato. Comunque ormai ci siamo, un paio di passatine gliele do, eh. Ok. Andiamo a vedere come va adesso. Ok, vediamo, ragazzi, era già buono, andava già bene. Diciamo che abbiamo fatto. Beh, ragazzi, rasoio da barba, eh? Spettacolo, ragazzi, spettacolo, mi è piaciuto veramente un casino per quello che costa, è un coltello assolutamente da consigliarvi. Eccoci qui, ragazzi, eccoci qui con il nostro Beluga, nella sua bellezza, ragazzi, nella sua semplicità è bellissimo e poi ripaga tutto quando lo prendete in mano e iniziate ad utilizzarlo. È veramente una bomba, ragazzi, davvero una bomba. Sono contentissimo di averlo provato. Mi chiedete sempre dei pezzi, non da farci un mutuo, ragazzi, questo è un coltello che funziona bene. Io non voglio fare conti in tasca a nessuno, però un coltello più o meno alla portata di tutti, ragazzi, è comunque alla fine un bel fisso economico. Ragazzi, che tirate a casa con due soldi, avete un coltello che funziona veramente bene, che esteticamente è veramente bello, ragazzi. Vi dico questo perché in questi giorni è uscito il nuovo Benchmade, ragazzi, 380 euro. Io pensavo una lama in adamantio per quel prezzo. Ragazzi, lama in S30V, ok, 380 euro il nuovo Benchmade, mini bushcrafter. Ragazzi, è bello, sì, però ci fate le stesse cose che fate con questo, perché non è un coltello che potete infilare nell'uranio, dai, è un coltello di sta misura, ci andate con tranquillamente a fare lavoretti e il resto, 380 euro. Qui avete un coltello che fa le stesse cose praticamente a un prezzo veramente abbordabile. Sotto vi lascio il link, andate a vederlo se volete, perché ragazzi è veramente un coltello che merita, merita veramente. Vi do due misure, nella sua interezza misura 21 cm con questa lama, secondo me veramente bella, ragazzi, veramente bella, taglientissima, è praticamente un full flat che arriva bello fino al tagliente, un tagliente da paura, lama di 9.2 sullo spessore di 4 mm della costruzione full tank, guancette in G10, ho voluto la versione tutta nera, la lama è un dark stone washed, come lo vedete, non se neanche rovinata tanto, ragazzi, a farci un pochino di batoning che ci abbiamo fatto qualcosina, ma proprio poco, ragazzi, pensavo perdesse di più, in realtà ha tenuto veramente bene. Ragazzi, 166 grammi di peso, secondo me è un coltello che se state cercando qualcosa per divertirvi nel bosco, ragazzi, abbinato a certe seghetto, è un coltello che sui compiti di taglio, d'intaglio, nell'intaglio funziona da Dio sto coltello. Compiti da taglio, sul cibo, viaggia da Dio, è un bel coltellino da backup, da tenere, da provare, da usare, prendete, mi dite sempre il coltello costa troppo, poi non lo uso, questo è un coltello, ragazzi, che costa veramente poco, per quello che vi danno costa veramente poco, in mano una bomba, forse un pelino troppo lisce le guancette, però funziona veramente bene, ragazzi, funziona veramente veramente bene, anche il disegno, questo fuller sulla lama mi piace, è stato fatto bene, ragazzi, il coltello è fatto veramente bene, qua c'è anche il loghino, eccolo lì, N690, ragazzi, N690 che ha perso veramente poco, una stroppatina è tornato un rasoio, cosa volete di più? Dai, la manicatura è smontabile, potete levarla, per me è veramente un bel pezzo, ripeto, ovviamente restiamo sempre sul fatto di quello che costa, proporzionato nella sua fascia di prezzo, però ragazzi non pensate di farci troppe cose di diverso dal nuovo mini bushcrafter della Benchmade che costa 380 euro, qui siete sotto i 100, ragazzi, parliamoci chiaro, dai. E fate le stesse cose, e tra l'altro è pure bello, vi danno in dotazione il foderino in Kydex, spettacolo, incastro, non si muove nulla, avete i loop, il coltello all'invito, quindi esce veramente facilmente,
Ragazzi, è una bomba, veramente una bomba. L'ho portato in cintura orizzontale con i loop, è veramente una figata, ragazzi. Davvero fatto bene il foderino, eh. Fatto veramente bene, buchino per lo scolo, avete i vostri bei loop. Ragazzi, tanta roba. Ma a me il loop non mi piace, io vorrei questo, quell'altro. Ragazzi, vi arriva la confezione a casa, una bella scatoletta, eccola qua. Aprite, dentro qua avete un'altra scatoletta. Qui abbiamo il pannetto sotto, lo vedete? Pannetto è antiumidità, il pannetto non lo sto a tirar fuori, però come vedete c'è pannetto, c'avete anche l'adesivo, eccolo qua che lo vedete, ve lo faccio vedere. Ok, questo rimettiamo sotto. Tanto tutta bella organizzata la scatoletta, non a caso le cose, è una figata. Dentro qua, a voi non piacciono i loop, vi danno anche il techlock. Ecco qua, techlock, viti, aggancini. Ragazzi, oh, cioè, parliamoci chiaro, qui abbiamo un bel prodotto con tutte le sue cosine a un prezzo veramente da pigliare al volo. Da pigliare al volo, ragazzi, da pigliare al volo. Mettiamo via, mettiamo via, mettiamo via, ragazzi. Questi sono i prodotti di cui vi parlo, ragazzi, prodotti che secondo me meritano veramente di essere provati, perché non volete spendere tanto, non pigliate delle stupidate. Questo è un prodotto che funziona bene, pigliatevi questo, funziona bene. Ma ce lo stai dicendo tu, pelatone, lo so che te lo sto dicendo io, provatelo. Secondo me funziona veramente bene, fatto bene, realizzato bene. Già la scatoletta che mi arriva tutta bella predisposta, tutta organizzata, è una figata, ragazzi. Tra l'altro, dentro, quando va arriva anche con un altro pezzettino qua che serve proprio a tenere il coltello immobile nella scatola, non lo fa muovere. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. A voi non interessa la scatola, interessa il coltello, e il coltello, io vi dico, ragazzi, se potete, prendetelo, provatelo, poi ne parliamo, mi dite. Perché ne vale la pena, ragazzi, ne vale la pena. Sapete che se devo consigliarvi qualcosa è perché ne vale la pena. Quando sono delle presentazioni o degli unboxing, vi dico sempre: sto facendo una presentazione, non l'ho provato. Questo, ragazzi, provato in cucina, provato nel bosco, questo è un coltello da prendere. Da prendere, veramente tanta roba in mano, eh. Bellissimo all'inglese, non avete nessun problema, ma soprattutto con un tagliente così fino che arriva giù, così bello fino. Andate a fare dei compiti di taglio, degli intagli, o fare gli intagli, le riduzioni, ragazzi. Gioco da ragazzi, cioè è una figata incredibile, non vi stanca e in mano è bello agile, ragazzi. Davvero tanta roba. Abbiamo fatto anche un pochino di batoning, però ragazzi, non è un coltello da batoning. Secondo me, per chi lavora magari in cantiere, per chi lavora in qualche industria meccanica, ragazzi, chi può usare il coltello sul lavoro anche, a livello di appunto lavori, diciamo, tra virgolette civili, non parlando solo di bosco, è un bel backupino, da tenere in cintura se ovviamente al lavoro ve lo consentono. Però lo vedo anche molto inquadrato in quello, perché ha veramente una bella presa grande da usare anche con i guanti ed è super comodo. Ecco, una cosa, non accende il vostro bel Fire Steel perché gli hanno arrotondato gli spigolini, sono smussati, non arrotondati. Bel jimping superiore. Ragazzi, ci abbiamo pestato anche sulla caccia bella dura, ripeto, non è il suo perché arriva giù bello fine, usatelo per tagliare, che questo è un coltello che se usate per tagliare non vi delude assolutamente. Ragazzi, andiamo alle conclusioni finali con un bel prodottino che secondo me vale veramente la pena. Via! Beluga della Petrified Fish, ragazzi, coltello che a me è piaciuto veramente tanto, ragazzi, in mano è una bomba, coltello semplice, molto bello secondo me. In mano con i guanti e senza guanti si guida benissimo, tagliente fino, arriva giù bello fino, compiti da taglio, intagli, cibo, una bomba, ragazzi. Fa anche del batoning, però con un coltellino così, se anche non ci batonate, ragazzi, lo usate per tagliare, ci godete parecchio. Il fodero spettacolo, lupe in dotazione, anche il techlock aggiuntivo. Ragazzi, cosa volete di più? Un bel coltello a un prezzo abbordabile in N690. Ragazzi, prendete questo coltello e usatelo, che funziona veramente, veramente bene. Ragazzi, dal Beluga, dalla Petrified Fish, dal Parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!